Dolomiti Emergency, la Onlus bellunese, da sempre impegnata nel sostenere le realtà che si adoperano per la sicurezza e gli interventi di emergenza in montagna, nonostante le difficoltà comportate dalla pandemia Covid, che ha imposto una riduzione significativa delle attività, archivia un 2020 all'insegna di ottimi risultati. A riferirlo la presidente Laura Menegus nel corso dell'assemblea dei soci, una realtà cresciuta inoltre negli ultimi mesi con 2.000 nuovi iscritti. La mission di affiancare comunque il SUEM, il soccorso alpino e le associazioni di volontari di ambulanza. Attualmente quest'anno siamo 14.500 circa, però abbiamo ancora dei mesi. L'anno scorso si sono chiusi con 15.300 iscrizioni. In 5 anni di mia presidenza, da 9.000 a 15.300, insomma, sono soddisfatta. Fra gli importanti risultati raggiunti, grazie ai proventi del 5 per 1000, lo scorso anno il sodalizio ha donato 50.000 euro alla sanità provinciale sul conto dedicato al Covid. Non mancano però all'orizzonte nuove progettualità. Ma il bilancio consuntivo è stato molto positivo perché abbiamo portato un utile di 191.000 euro che abbiamo inserito nel bilancio preventivo per cercare di far portare avanti un nuovo progetto. Cerchiamo di far attivare un secondo elicottero in provincia stagionalmente, quindi 2 mesi d'estate e 3 d'inverno, questo sarebbe l'idea. Stiamo cercando di sensibilizzare la regione per far portare avanti questa idea. Un progetto di sperimentazione dunque, fanno sapere da Dolomiti Emergency, con l'idea di creare con il soccorso alpino una struttura di supporto al SUEM, ma autonoma e più snella.